Siamo ancora in compagnia dell'ingegnere Baroncelli, al quale vogliamo ancora chiedere quest'ultima curiosità. Sì. Vediamo che in mano tiene un modellino in scala di un robottino di quelli industriali che sappiamo lavorare a centinaia ormai all'interno delle filiere di produzione delle automobili, per esempio come all'interno della Fiat, per esempio. Ecco. Vogliamo chiedere all'ingegnere il tipo di importanza di questi robottini e la loro figura all'interno di una produzione industriale. Ma lei l'ha chiamato robottino, in realtà questo in scala, il robot è vero proprio un colosso che è in grado di portare pinze attorno ai 200 kg, a 2,5 metri di distanza, è in grado di funzionare anni senza fermarsi, hanno una vita industriale lunghissima e non si fermano praticamente mai. Queste sono oggi macchine perfette, le macchine che la produzione automobilistica e non solo richiede, perché non sono permesse fermate, non sono permesse perdite di produzione. In questi stabilimenti noi utilizziamo 500, 600, 700 robot di questo tipo ed è praticamente l'unico mezzo col quale si possono ottenere delle produttività e dei livelli di qualità necessari per le produzioni richieste. Direi che quindi la robotica, vediamo che non è davvero, non è solo presente ma è anche passato, perché ormai questi robottini sono da anni ormai all'interno delle filiere. Queste sono, come ho detto, macchine perfette che si sono evolute, diciamo i primi nati sono nel 1960. Dopo quasi 50 anni di sviluppo sono macchine che costano meno, che hanno performance superiori e che soprattutto non si fermano mai. Questa è la caratteristica. Ecco, la cosa interessante che le volevo ancora chiedere è il grado di precisione di una macchina così grande rispetto a magari a pezzi molto piccoli o di gestione molto piccoli. Guardi, una macchina così grossa, quindi che arriva a 3 metri di distanza, è in grado di avere una ripetibilità inferiore al millimetro. Quindi è estremamente precisa, proprio grazie alle tecniche di progettazione meccanica ed elettrica che sono speciali e sono vanto della nostra industria, della mia industria in particolare e dell'industria nazionale italiana in generale. È un nostro orgoglio che dobbiamo tenerci, mantenere e sviluppare. A livello mondiale. Assolutamente. Grazie mille.